Buonasera dalla redazione del telegiornale di Canale 3, parliamo subito di politica questa sera perché stiamo entrando nel vivo della campagna elettorale per le prossime amministrative che si terranno il 10 di giugno nella città di Siena e oggi in visita in centro l'onorevole Alessandra Mussolini di Forza Italia per sostenere il candidato del centrodestra, l'avvocato Luigi De Mossi. Sentiamo il servizio di Emilio Mariotti. Centrodestra nazionale si stringe sempre di più attorno alla candidatura a sindaco di Siena di Luigi De Mossi. Proprio per questo l'europarlamentare Alessandra Mussolini è passata in città per incontrare i cittadini e i sostenitori dell'avvocato senese. La Mussolini, dopo aver elogiato Siena e il suo stile di vita, ha sottolineato come il centrodestra ce la possa fare a conquistare il comune. L'europarlamentare Forza Italia, dopo aver attaccato i 5 Stelle in nazionale, ha poi auspicato il ripristino del Ministero del Turismo come garanzia per le città d'arte. Beh, certamente io sono favorevole al fatto che l'Italia si nutre di turismo e non abbiamo ad esempio un ministero, non c'è questa voce, invece è molto grave, perché? Perché soprattutto a livello di realtà locali i sindaci sono quelli che poi invece fanno tantissimo, perché per le città d'arte, soprattutto la città d'arte come Siena, quindi io stavo parlando anche del fatto di potersi intrattenere, della lentezza di queste comunità, della possibilità di fermarsi, di andare nei negozi, cosa che ad esempio nelle grandi città non c'è, a Roma non c'è. Per Luigi De Mossi l'arrivo in città della Mussolini è il segnale del rapporto forte della sua candidatura con il centrodestra nazionale. Siena è uno dei comuni, se non il più importante, di questa tornata elettorale. L'attenzione che personaggi di questo spessore dedicano alla nostra città e anche a questo modesto candidato civico ha il significato proprio di mostrare quanto il Centrodestra Unito tiene alla vittoria su piazza, quanti collegamenti possiamo avere anche in termini di finanziamento, in termini di rapporti legittimi, legali, cosa che non ci sono. Questa amministrazione comunale che aveva lo stesso colore dell'amministrazione nazionale non aveva rapporti con nessuno, non ha avuto nessun tipo di opportunità legata a questo fatto. Noi dobbiamo uscire da questo guscio e dialogare con l'Italia e con l'Europa. Per fare questo ci vogliono partiti nazionali e ci vuole la coalizione più forte nazionale, il centrodestra. Continuiamo a parlare di politica perché c'è anche la politica che viene dal basso, quello del gruppo delle idee comuni che oggi hanno lanciato nuove idee appunto ai candidati a sindaco e anche in questo caso Emilio Mariotti ha raccolto le loro idee. Sentiamo. All'insegna della democrazia partecipativa, la visione della città proposta da Idee in Comune, un gruppo di cittadini nato per fare politica dal basso. A metà maggio l'associazione promuoverà un incontro con i candidati sindaco per un confronto sulle proposte raccolte negli eventi organizzati dal gruppo e in futuro vigilerà sull'operato del primo cittadino eletto a giugno. Proponiamo una gestione dell'amministrazione completamente diversa, con un sistema e un modello diversi, basati sulla partecipazione attiva dei cittadini e basati su un altro strumento che abbiamo individuato essere il Collegio dei Garanti, un collegio terzo che possa garantire il percorso del mandato e quindi che le promesse elettorali diventino effettivamente, abbiano delle loro conseguenze. Su questo uno spazio principale lo devono avere i cittadini. Noi abbiamo sperimentato questo metodo, abbiamo visto che funziona e lo proporremo in una iniziativa ai candidati a sindaco a metà del mese. Ecco, noi come sapete non abbiamo costruito alcun progetto elettorale, non abbiamo una lista, siamo uno spazio di pensiero e di azione. Abbiamo un metodo ben preciso che per l'appunto presenteremo ai candidati a sindaco e tutti coloro che vorranno partecipare a questo metodo potranno arricchire il metodo e costruire insieme un governo della città diverso. Questa città, convegni o iniziative interessanti magari all'interno dell'università, dell'ospedale, si fanno, si studiano cose molto interessanti, sono patrimoni che si perdono, che non penetrano in una visione poi e non portano a delle connessioni per una visione più ampia dall'alto della città, come proposta amministrativa. E purtroppo dobbiamo dare una triste notizia, ma noi lo ricordiamo con grandissimo affetto perché stamattina
alle prime luci dell'alba, ci ha lasciato Gilberto Madioni, conosciutissimo a Siena, critico d'arte, grande appassionato della città, per anni è stato l'animatore della vita culturale della città del Palio e della sua provincia. Ed è stato l'ideatore nel 1995 del premio Santa Caterina d'Oro, che ha portato a Siena le migliori eccellenze di tutto il paese e ci ha fatto conoscere un po' ovunque grazie a questo premio e tante le persone che è riuscito a portare e a coinvolgere. Il funerale di Gilberto Madioni si terrà domani alle 16 nella parrocchia del Beato Bernardo Tolomei e verrà poi trasportato al piccolo cimitero di San Casciano delle Masse, qui vicino alle porte della città. Quindi un grande saluto e l'abbraccio fortissimo di tutta Canale 3 alla famiglia di Gilberto Madioni. E adesso diamo delle notizie pratiche per tutti i possessori della card SostePay, perché Siena Parcheggi sta facendo degli aggiornamenti di tutte le sue infrastrutture informatiche per ottimizzare le banche dati e rendere quindi poi più veloci le procedure di back office, e per questo motivo lunedì prossimo 7 maggio si potrebbero verificare alcuni disservizi sia per gli abbonati che per i possessori della SostePay quando si troveranno all'uscita del parcheggio. In questo caso sarà sufficiente attendere qualche minuto e riprovare. Nel caso l'inconveniente dovesse prolungarsi, gli operatori di Siena Parcheggi faciliteranno il flusso degli utenti in ingresso e in uscita. Buone notizie arrivano dal bilancio delle terme, le terme dell'antica Querciolaia e le terme di Petriolo, che sono ormai un'unica azienda, e l'unione sembra proprio fare la forza nel sistema termale senese. Nel secondo anno dalla fusione di questi due poli termali, tra la Querciolaia, l'antica Querciolaia e le terme di Petriolo, crescono tutti quelli che sono le performance economiche. Chiudono il 2017 con oltre 3 milioni e mezzo di euro di fatturato e fanno segnare un più 23% rispetto all'anno scorso e un utile dopo aver pagato le imposte di 180.000 euro. Nel 2017 le terme antica Querciolaia hanno fatto registrare il miglior fatturato degli ultimi 16 anni con quasi 3 milioni di euro, in aumento di quasi il 3% rispetto all'anno precedente. Guardando nel dettaglio le performance dello stabilimento di Rapolano, la medaglia d'oro spetta al reparto piscine termali terapeutiche, seguito dal reparto estetica e da quello inalatorio. Per quanto riguarda le terme di Petriolo, lo stabilimento di Montisciano è stato protagonista di importanti lavori di rifacimento che hanno interessato l'intera struttura, a partire dalla sistemazione degli spazi verdi dei giardini, che hanno reso così più accogliente la struttura più antica della nostra provincia, che può contare sulle migliori acque termali d'Italia. E adesso cambiamo di nuovo argomento e parliamo dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del perché la Toscana e la Loira in questo caso sono unite in questi festeggiamenti. 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la Toscana dove Leonardo nacque e la regione francese del centro valle della Loira dove morì il 2 maggio 1519 uniscono le forze per celebrare il genio del Rinascimento. La collaborazione è stata presentata a Firenze e prevede eventi e celebrazioni per valorizzare il turismo nelle due regioni e rafforzare la ricerca scientifica congiunta nelle università di entrambi i paesi con la firma di un protocollo congiunto. Un protocollo fra le due regioni che appunto si concentrerà soprattutto su tre temi: il tema della cultura, il tema del turismo, quindi costruire un'offerta turistica che sia condivisa fra queste due regioni, e il tema della ricerca. Perché Leonardo è stato un ricercatore a 360 gradi e ha lasciato il segno ovunque sia passato. Le celebrazioni sono già iniziate al castello di Amboise, dove Leonardo morì, e culmineranno nel 2019, ma l'obiettivo di toscani e francesi è quello di estendere anche oltre quella data la loro collaborazione.
Al di là del 2019 abbiamo intenzione di rafforzare ancora di più il legame e la cooperazione tra il Centro Valle della Loira e la Regione Toscana, in particolare nei settori della tecnica, della cultura e del turismo. Il nostro obiettivo è che questa cooperazione sia rafforzata e formalizzata. Tutto nel segno di Leonardo da Vinci, le cui creazioni da 500 anni a questa parte continuano a ispirare e destare meraviglia in tutto il mondo. E siamo alle notizie sportive, il calcio, tutte le ultime sulla Robur con le parole anche di mister Mignani nel servizio di Giuseppe Ingrosso. La Robur ha svolto stamattina alle 11 la rifinitura al rastrello prima di partire per Pontedera, campo che a ricordare il precedente di quest'anno fa rabbrividire, visto che il Siena ci perse per un gol in pieno recupero, sconfitta tra l'altro fatale nell'andamento del campionato. Stavolta non si giocherà coi padroni di casa ma col Prato, che è tutta la stagione che è costretto a emigrare sul sintetico del Mannucci per inagibilità del lungo Bisenzio. Prato che è senza gli urni squalificato e che dovrà vincere per alimentare le speranze di salvezza, anche se la situazione in zona retrocessione è tutt'altro che certa. Il Gavorrano si è preso un meno 2 ed è stato scavalcato dal Cuneo, ma è pronto un ricorso come ha già fatto l'Arezzo, anch'esso sospeso tra rettangolo di gioco e tribunale. La Robur invece scenderà in campo spensierata perché non ha nulla da chiedere, visto che è già sicura del secondo posto e con tante novità. Gli 8 diffidati, escluso Cruciani per infortunio, dovrebbero partire dalla panchina e lasciare spazio alle riserve. Curiosità allora nel vedere all'opera elementi come Crisanto, Solini, Cleur, ma anche Marus, Panariello e Guerri, Coniglia e Mausso pronti a guidare l'attacco. Per una volta il risultato non serve, conta la prestazione, conta il recupero di tutti gli elementi per prepararsi al meglio in vista di quarti di finale di fine maggio. Prima della rifinitura, nella sala stampa dello stadio, ha parlato mister Michele Mignani, queste le sue considerazioni. Siamo trovati, abbiamo concesso un giorno in più di riposo ai ragazzi, e poi ci siamo ritrovati e abbiamo fatto il punto della situazione. È ovvio che ci sia rammarico e delusione perché ci abbiamo creduto tutti quanti, però così non è andato, dobbiamo chiudere al meglio il campionato e poi prepararci per la seconda fase di questo campionato, che sarà un torneo a sé, però i ragazzi credo si siano ripresi. Quello che è più importante è che nella nostra testa c'è la consapevolezza, abbiamo fatto il massimo per quello che potevamo fare, ma bisogna fare delle valutazioni intelligenti e probabilmente nelle valutazioni intelligenti c'è anche il pensiero di risparmiare quelli che sono in diffida, perché poi avremo quarti di finale del campionato che saranno determinanti. Sì, se vogliamo definirlo premio, però non hanno bisogno di un premio, cioè sono sempre stati affidabili in ogni allenamento e in ogni partita, che minuto di partita sono andato in campo, quindi possiamo chiamarlo premio, ma a me non piace perché per me sono tutti uguali, sono sempre stati tutti uguali e avrebbero meritato, chi ha giocato di meno avrebbe meritato di giocare quanto chi ha giocato di più. Sinceramente è la prima volta che io gestisco una situazione di questo genere, perché anche quando ho vissuto i playoff da giocatore o da allenatore e mi è successo, al massimo stavi fermo una settimana in triposi, e stare fermi 25 giorni è tanto, però dobbiamo essere bravi tutti quanti insieme, lo staff medico, lo staff tecnico, a cercare di rimettere la squadra nelle condizioni psicofisiche migliori per dare il massimo, per affrontare queste partite. Poi sai, dipende chi affronti, perché ci stai tu affronti delle squadre che hanno giocato magari tutta la prima parte dei playoff, magari solo una prima parte, solo l'ultima parte. E qui stasera alle 21.30, ricordi di Palio, un'intervista lunghissima di oltre tre ore, anzi una chiacchierata lunghissima di oltre tre ore, con Massimo Coghe, in arte Massimino. Era questa l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. L'approfondimento di questa sera del nostro telegiornale invece è dedicato alla Whirlpool, un suo nuovo laboratorio. Grazie per averci seguito e una buona serata su Canale 3. Una buona serata a tutti, un saluto dalla Sala Meteo del Consorzio Lamma. La carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani non mostra
variazioni rispetto ai giorni scorsi. Vedete, è ancora presente una depressione sul Mediterraneo centrale che determina condizioni di instabilità diffusa su gran parte della penisola italiana. La previsione quindi per il fine settimana vede un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, ma con possibilità nelle ore centrali della giornata, sia per quanto riguarda sabato che per la domenica, di fenomeni a carattere sparso, in particolare sulle zone interne, quindi rovesci o temporali un po' su tutta la regione, ma confinati soprattutto sulle zone interne, va meglio sulle zone costiere. I venti soffiano dai quadranti meridionali, da sud-est in particolare, e i mari saranno poco mossi. Le temperature senza variazioni di rilievo, quindi su valori di qualche grado superiori ai 20 gradi, 22-23 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione.